prima edizione della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, la Fondazione Saccone possiamo dire che è sempre stata presente, è diventata un po' amica della Borsa, soprattutto è generatrice di opportunità. E sono in compagnia di Giorgio Scala, che è il presidente della Fondazione Saccone. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì. Allora, cosa significa un po' per la Fondazione essere presente a questa terza edizione della Borsa? Che valore ha ormai la Borsa per la Fondazione? Beh, diciamo che in sostanza, se riflettiamo bene, sono due manifestazioni, due organizzazioni che si somigliano molto. Perché sono due contenitori di contaminazione fondamentalmente. La fondazione, voglio dire, ha un carattere molto simile a quello che è la manifestazione della borsa, cioè mettere insieme, mettere a fattor comune attori di un territorio che sono partecipi allo sviluppo, all'apprendimento in questo caso specifico, alla crescita, alla valorizzazione del capitale umano alla stessa maniera. Cioè quindi cercando di creare delle reti virtuose per elaborare progetti o organizzare eventi anche culturali di grande rilevanza e che siano di arricchimento per il territorio. Hai utilizzato un aggettivo virtuoso e la Fondazione Saccone ha proprio premiato un progetto virtuoso. Assolutamente sì, ci tenevamo perché è un progetto che diciamo in qualche modo ci ha segnato per tanti aspetti, ci ha segnato per la visione che ha avuto il committente, in caso specifico, quindi la Banca Campania Centro e la Fondazione Cassa Rurale, che in un momento drammatico come quello che abbiamo vissuto, quindi la fase pandemica piena, ha avuto l'intuizione di proporsi al territorio con un'azione che fosse stata poi in grado di fotografare, di farci percepire ciò che stava accadendo realmente dal punto di vista produttivo, dal punto di vista sociale, in un territorio importante come quello di Battipaglia. E ovviamente il secondo aspetto fondamentale è stato costruire una rete di collaboratori, una rete di organizzazioni e di partnership su questo progetto che è stato realizzato per gran parte in fase di clausura, diciamo così. Cioè quindi provate ad immaginare, lavorare ognuno da casa magari o dal proprio ufficio e cercare di iniziare a fare un lavoro che poi è durato un anno per intero. Quindi nelle fasi di socialità concesse abbiamo letteralmente invaso il territorio nelle fasi di ascolto, quelle che sono poi divenute le fasi di ascolto, e poi c'è stata ovviamente la supervisione scientifica del CELP, in particolare del professore Farace, che è stata la guida di un progetto che ha prodotto oggi un risultato che va diffuso, secondo me va diffuso per tanti aspetti, perché è veramente una buona pratica da poter e dover diffondere. Ecco, cerchiamo di scendere più nel dettaglio di questo focus socio-economico proprio insieme al professore Farace, che mi ha curato, come diceva Giorgio Scala, proprio gli aspetti, le linee guida in qualche modo, e cercare di capire anche poi l'impatto territoriale di questo progetto, perché oggi si parla spesso anche proprio di territorio. Beh, il progetto si segnala per tanti elementi importanti, positivi. Un primo elemento è quello che ha appena raccontato Giorgio, la capacità di adattamento, la resilienza, termine che oggi va tantissimo, rispetto a una situazione contingente molto molto difficile. E l'elemento che ancor più connota questo adattamento, capacità di reagire, di adattamento, è l'aver rispettato una tempistica. Questo sfata un po' un luogo comune, no? Dell'incapacità di reagire rispetto alle circostanze drammatiche, ancor più se nelle aree periferiche, quindi tornando a riferimento al territorio. Un secondo punto è la capacità degli attori di mettersi insieme, di lavorare insieme, di portare un valore aggiunto. Il progetto in sé è un bel progetto, ha un risultato importante, ci racconta una storia significativa, ma ci racconta ancora di più la capacità di costruire un'architettura di sistema che nella idea nostra di università, ma condivisa con la Fondazione Cassa Rurale, condivisa con la Fondazione Saccone, con la banca, è quella di replicare questo progetto per non lasciare una
come dire, una immagine statica, ma di dar vita a un percorso che permetta di valorizzare le eccellenze. E questo è, come dire, il terzo aspetto, ciò che è emerso dal progetto, il risultato. Il risultato mette in luce un insieme di eccellenze molto grandi dal punto di vista produttivo, cose ignote anche a me, studioso, che viveva di un luogo comune rispetto a un territorio in declino. Ebbene, questo declino ha riguardato alcuni settori, ma altri hanno mostrato una capacità di adattamento, di miglioramento e di grande competitività. Abbiamo tante eccellenze, andando a leggere lo studio vengono fuori. Ma lo studio non è uno studio solo economico, anche sociale, e sul sociale c'è molto da lavorare. La Fondazione Saccone ha dimostrato la capacità di intercettare queste problematiche, di reagire, di proporsi, dando vita ad attività che vogliono dare un supporto concreto pieno al territorio. Dottoressa Rosa Maria Caprino, cosa significa l'assegnazione di questo premio e comunque alla luce dell'impegno di questi anni che hanno portato poi al successo, alla realizzazione del focus socio-economico? Io la ringrazio di questa domanda perché mi consente veramente di mettere in evidenza l'importanza che aver scelto un partner come la Fondazione Saccone, con cui condividiamo la linea e il comune sentire nei confronti dello stesso territorio, ci ha consentito di realizzare un progetto davvero importante per la città di Battipaglia. E parimenti ringrazio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, che mi ha delegato il coordinamento del progetto, perché mi ha dato modo di implementare in effetti quello che nella cooperazione di credito, nella cooperazione che la Banca Campania Centro porta avanti da 100 anni, ha sempre realizzato in ambito finanziario ed economico, cioè mettere insieme le energie per reagire e, come bene prima il professore Faraci ha detto, essere resilienti, andare un po' controcorrente, trovare la forza per rialzarsi in modo più forte ed operare anche nel periodo della pandemia. Abbiamo ricordato prima come questo progetto è nato a giugno 2020, quando nell'ambito della fondazione e con il nostro socio, la Banca Campania Centro, si è visto che necessitava fare qualcosa di più, necessitava ascoltare meglio e più da vicino il nostro territorio, ed è partito il focus socio-economico. Ci è stato così possibile ascoltare la voce di migliaia di persone, sono state condotte decine di interviste approfondite con opinion leader, con i principali stakeholder, e abbiamo oggi una fotografia accurata consegnata al territorio, consegnata alle istituzioni e ai nostri decisori. E quindi, un po' ritornando per chiudere con le osservazioni, facciamo nostro il metodo del cooperare, del collaborare per costruire un successo sostenibile, sì dal punto di vista economico, ambientale e, sottolineiamo, sociale. Grazie, soprattutto perché uno dei concetti della borsa è proprio quello di fare rete e cooperazione. Giorgio sicuramente lo sa, ormai siamo arrivati al terzo anno. Allora, ringrazio tantissimo Giorgio Scala, il professore Falace e la dottoressa Rosa Maria Caprino. Grazie ancora.